Mirella Bentivoglio ha letteralmente scritto la storia della ricerca espressiva tra immagini e parole, puntando il faro sull'universo femminile. Un ambito che se non fosse stato indagato con attenzione, proprio mentre i fenomeni della poesia visiva e dell'arte concettuale andavano prendendo forma, quindi nei caldissimi anni 70. Probabilmente sarebbe rimasto più in ombra anche oggi. Bussate ai sogni e vi sarà aperto. Queste sono proprio le sue parole, che con una determinazione e una costanza indispensabili per portare avanti il progetto di una vita, Mirella Bentivoglio ha coinvolto decine e poi centinaia di artiste, rivestendo i duplici panni di artista e curatrice. Una doppiezza di ruoli non facile da interpretare. Mirella Bentivoglio ha saputo essere in primo piano, ma ha saputo anche fare dei passi indietro e mettersi al servizio della valorizzazione di sue colleghe e amiche. Direi che ha saputo essere un po' come Giano Bifronte, rimanendo in equilibrio perfetto, in bilico, tra il suo ruolo di creatrice e quello di mediatrice. La scelta di trovare nel femminile un comune denominatore che, restringendo il campo, le consentisse di estenderlo all'internazionalità, ha prodotto una rete fittissima di scambi e informazioni tra le poetesse visive. Mirella Bentivoglio si è occupata di poesia fin da giovanissima. Si dedica poi alla ricerca verbo-visuale negli ambiti della poesia concreta, quindi una poesia dove il senso è veicolato soprattutto dalla forma di composizione e parole, oltre che dal loro significato. Della poesia visiva, dove entra in gioco il mondo dei mass media, tra slogan e cultura pop. Della realizzazione di libri oggetto, sculture in forma di libro, in marmo, pietra, legno, sempre carichi di sottili e profondi significati. Mirella è stata anche una straordinaria performer, intervenendo spesso nello spazio urbano con opere di notevoli dimensioni. Celeberrime sono le sue E, scolpite a caratteri cubitali di marmo o pietra che disseminavano lo spazio di elementi linguistici, anche se lei affermava sono considerata erroneamente uno scultore, sia pure atipico. In realtà il mio lavoro si svolge in un ambito totalmente poetico, tra linguaggio e immagine, tra linguaggio e materia, tra linguaggio e oggetto, tra linguaggio e ambiente. Al centro del suo operare scopriamo sempre il gioco di parole, il piacere di mettere in luce significati plurimi, doppi o ambigui, gli slittamenti di senso per amplificare il significato dell'opera. I rapporti tra parola e immagine, fulcro della sua poetica, includono l'elemento simbolico, mediato da influenze surrealiste e duchampiane. Elementi come le figure archetipiche dell'uovo e della luna, l'albero, il libro, le lettere dell'alfabeto fanno parte del suo bagaglio simbolico. È ironica, ficcante, diretta, sottile, profonda. Parole e immagini che trovano il modo di intrecciarsi. Tra le sue opere più note troviamo Ti amo del 1970, dove la dichiarazione amorosa è sillabata e sovrapposta su una bocca sensuale e divoratrice. La sillaba am, separata dalla o con il trattino, evoca l'azione del mangiare. Ma è il cuore della consumatrice ubbidiente del 1975, l'opera sua più nota. Una geniale e caustica interpretazione di uno dei luoghi simbolo del consumismo. Quello della Coca-Cola. Mirella isola l'elegante lettera C del marchio della nota bevanda, lo inclina, lo duplica e
e pone le due C speculari in modo da formare un cuore. Ciò che rimane della parola coca è oca, l'epiteto che si attribuisce alla donna sciocca, quella che ubbidisce ciecamente agli slogan e si lascia passivamente guidare dalle regole del consumismo. Pietra miliare del suo percorso come studiosa è la mostra curata per la Biennale di Venezia del 1978. Mirella portò 80 artiste che operavano tra linguaggio e immagine e intitolò la rassegna Materializzazione del linguaggio, con l'intenzione precisa di riunire nella radice mater il duplice significato di femminilità e materia. Quella mostra ha fatto la storia della poesia visiva in generale e di quella al femminile in particolare. Tesse una ragnatela Mirella Bentivoglio, cerca relazioni, intreccia trame tra parole e significati, tra poetesse e poesie, scopre per noi interpretazioni nascoste del linguaggio, delle immagini, dei segni.